Bentornati in diretta e adesso appunto vi presento un incontro che io ho fatto. I festival per me sono sempre un momento di grandissimo, un momento molto bello perché permettono gli incontri e al Kilowatt Festival ho conosciuto Maria Francesca Stancapiano. Buongiorno Maria Francesca, che è una giornalista che si occupa di teatro. Ma non solo, è una social media manager, si occupa di raccontare i protagonisti del teatro, le voci del teatro attraverso interviste, attraverso viaggi fatti con le parole, e proprio alle parole io voglio tornare perché quando ci siamo incontrate, dopo qualche settimana, forse dopo un mese, ho visto che lei faceva parte di un bellissimo progetto del quale voglio parlare, perché lei ha scritto un testo bellissimo, peraltro, che le faccio i complimenti perché non ci siamo ancora sentite. È un testo che parla del tempo, perché questo progetto era legato al tempo. Ed è un progetto in collaborazione con la compagnia Instabili Vaganti Compagnia Teatrale, fondata da Nicola Pianzola e Anna Dora Dorno, che portano avanti questo progetto, un incontro internazionale che si chiama Beyond Borders, giusto? Maria Francesca, ok, è un incontro internazionale per superare i confini imposti dalla pandemia, e quindi è un incontro che è stato fatto dal punto di vista, diciamo così, social, quindi attraverso le piattaforme digitali, però è un modo per continuare a confrontarsi, per confrontare i linguaggi, per poter parlare di teatro e per poter vivere il teatro anche in una modalità diversa, nel senso che appunto il teatro è assolutamente e soprattutto un evento dal vivo, ma chiaramente in quel periodo bisognava trovare, diciamo così, delle forme alternative che non sostituissero il teatro, perché il teatro non può essere sostituito e non può essere vissuto sulle piattaforme digitali, ma può il lavoro proseguire, soprattutto la parte, diciamo così, legata alla scrittura, può continuare nel frattempo, perché appunto c'erano delle modalità più complesse. Adesso abbiamo un piccolo problema con il nostro collegamento, ma sarà un problema che risolveremo immediatamente. Adesso provo a richiamare così nel frattempo. E allora, questo progetto, come vi stavo dicendo, è un progetto che si sviluppa sul tema del tempo. E il testo di Maria Francesca Stancapiano, eccola qua, l'abbiamo ritrovata, adesso la mettiamo in modalità schermo intero, come mi piace tanto, perché io e la tecnologia stiamo cominciando a dialogare solo adesso, e volevo partire con Maria Francesca da questo, dalla frase iniziale che a me ha colpito molto, perché raccoglie già dalla partenza subito un'intensità molto forte. Ti porto il tempo per riprendere in mano tutte le abitudini, le solitudini, il silenzio. Quanto rumore fa questo silenzio? Quindi, come si fa a parlare di silenzio attraverso le parole? Beh, credo che il silenzio a volte sia più importante di qualsiasi parola, perché vedo che oggi come oggi non siamo più capaci di dare l'importanza alle parole, no? Facendo anche una citazione cinematografica un po' nota e popolare. No, mi premeva invece mettere l'accento sul come è nato questa interazione tra me e la compagnia Instabili Vaganti, a cui sono molto grata, ma soprattutto c'è un forte rapporto, è nato anche proprio un forte rapporto. Proprio durante il periodo del lockdown ho sentito un po' tanti artisti, ma più che altro per sapere come l'uomo, non soltanto come l'artista, stava. Quindi cercavamo di confrontarci sia dal punto di vista di sopravvivenza, dopodiché poi anche da un punto di vista di sopravvivenza per loro artistica, ma anche per noi, perché nel momento in cui viene a mancare un processo così fondamentale come il teatro, viene a mancare non solo per l'artista, ma anche per uno spettatore, uno storico del teatro o un critico. Di conseguenza, gli Instabili Vaganti, questo progetto perché? Perché gli Instabili Vaganti sono una compagnia, come dice il nome, che non ha sempre sviluppato la propria poetica in base a dei viaggi fisici, no? Quindi
andando in varie parti del mondo, non soltanto d'Europa, carpivano la tradizione popolare e altri messaggi per poi rientrare e poterne fare degli spettacoli anche abbastanza di elevata importanza. Ricordiamo il rito Tracce della Memoria, che raccoglie appunto alcune usanze della Corea, ma anche unendole a quelle italiane, della storia italiana. Per cui, avendo loro raccolto anche vari attori, studiosi, persone nei vari viaggi, hanno detto: beh, l'unico modo per continuare, alla mia domanda come potete continuare, come possiamo anche insieme fare qualcosa, l'unico modo per continuare adesso, in una fase in cui il tempo appunto sembra sospeso, perché sembrava sospeso un po' a tutti, l'unico modo per abbattere questa frontiera è appunto quello di continuare un tempo mantenendo rapporti con tutte le altre persone che sono a noi care, che sono state raccolte durante i nostri viaggi, e così hanno fatto, quindi attivandosi in modalità Zoom, in modalità conference call, ed è stato anche molto interessante perché ci siamo trovati in vari venerdì. Loro i venerdì si ritrovavano con varie attori, appunto, come ho detto prima, del Mondiali, e quindi era bello perché io ho partecipato, è stato molto edificante perché oltre a vedere chi si era appena svegliato, si percepiva anche uno stato diverso di vivere quel momento, anche dal punto di vista artistico. E ci tengo a sottolineare anche perché quell'altra fase, quindi la fase più umana, è servita molto di più agli stabili per poi arrivare al secondo step, cioè Beyond Board, e sono dei capitoli che loro stanno costruendo con delle piccole drammaturgie. Io ho collaborato a questa seconda, che è appunto Time, tempo, e Vediamo anche ogni... delle, scusami, volevo solo dirti che adesso vediamo anche delle immagini proprio di questo, del tema scelto Time. Prego, continua. E sì, ogni capitolo vuole una collaborazione, cioè tra Italia e un attore o critico appunto di un altro paese. A me è toccata la Turchia. E sinceramente sono molto contenta, anche perché è un paese che sento molto vicino, è un paese che mi ha sempre affascinato, ecco. Io ho semplicemente scritto questo testo, appunto, Il tempo, come una percezione di quello che è stato il mio tempo, cioè in questo periodo, un tempo in cui si doveva regalare quantomeno per avere un momento di scambio umano, perché tutti eravamo troppo sospesi, e quindi che cosa facevamo alla fine? Veramente ci potevamo regalare delle ore, delle infinite ore, che poi dovevano essere anche, dovevano, almeno per me dovevano essere edificanti in una maniera o in un'altra. Però, scusami se ti interrompo, nel testo ho visto che c'è anche una riflessione sulla mancata azione, perché nel periodo appunto, di sospensione c'è stato anche una mancata azione, nel senso che le nostre azioni erano molto più limitate, erano molto più, diciamo così, concentrate, nel senso che si poteva fare molto meno e quindi anche l'azione dell'incontrarsi era un'azione sospesa. Beh, non c'è l'azione in pandemia, non c'era l'azione se non le nostre azioni quotidiane in quattro mura, nel senso nelle case o appena per uscire, appena per fare un po' di spesa. Quindi l'azione, soprattutto penso a quella di un attore, non c'è potuta essere. Sì, cioè, o meglio, sì, in casa, credo.
ma non. Sì, no, è chiaro che c'è una riflessione anche su questo, cioè su ciò che la nostra vita è, o la vita in generale, anche dal punto di vista artistico, può essere senza l'azione, e quindi quanto una riflessione del genere possa portare anche ad altri, diciamo così, ad altri pensieri, perché per tutti noi credo sia stato difficile poter sviluppare il nostro vivere senza un'azione, ma mantenendo alto il livello di un pensiero, perché spesso, diciamo così, procedono di pari passo, quindi scinderli e far sì che il pensiero potesse continuare a svilupparsi in una maniera diversa o in controfase rispetto all'azione è una riflessione interessante. Sì, indubbiamente. Quello a cui tu fai riferimento, ora ho ripreso il testo, molto probabilmente è che io ho subito, ho percepito, perché ho subito questo tempo come un sogno, Sì. perché tutto il resto poi. Beh, ma sai, questo è inevitabilmente vero anche perché mi ricordo che fai conto che le telefonate con gli stabili a Nadora e a Nicola erano molto lunghe. E noi veramente ci scambiavamo la qualsiasi, cioè non soltanto idee o ascoltare i loro progetti, ma essere prima di tutto persone, no? Persone a cui veniva tolto, cioè è stato tolto comunque anche la possibilità di sognare. Quindi sembrava, cioè io per esempio non ricordo un sogno ben fatto, non so come dire, non mi di solito quando la mattina mi sveglio me li ricordo i sogni, in questo periodo non mi ricordavo i sogni e mi sembrava invece una bolla di sapone quello che stavo in quell'istante vivendo. E allora in questa bolla di sapone emergevano, ed è una sensazione che ho avuto e poi l'ho anche scritta, che dicevo a tutti quelli che sentivo. Di ricordarmi tantissimo cose lontanissime addirittura, cioè che appartenevano magari o alla mia infanzia o a dettagli di viaggi fatti anni e anni addietro che magari adesso, dopo essere ritornata quasi in fase normale, non mi ritornerebbero in mente. Per cui anche questo è voluto significare, però leggendolo tutto vuol significare davvero un tempo, come direbbe qualcuno, per ogni cosa, e un tempo in cui può essere Covid, può essere anche non Covid. È un tempo di tradizioni, perché poi va visto bene anche il video con una bellissima regia di Anna Dora e Nicola è stato veramente capace di dare corpo alle parole, anche se poi è passato alla fine sembrava il contrario, Beh, sembrava che io avessi dato il testo alle parole, no? Il sì. testo al corpo per la clessidra, questa immagine. Esatto. Dimmi, dimmi. No, quello che ti volevo chiedere, perché come sai in televisione il tempo invece in realtà è sempre molto contratto e quindi bisogna cercare nel senso, volevo trovare con te un momento in cui, quanto secondo te in un momento di sospensione è stato importante continuare un dialogo, per esempio, tra chi il teatro lo vive attraverso appunto delle riflessioni come te, essendo una storica del teatro e comunque una narratrice del teatro attraverso le voci che raccogli e che poi condividi sulle varie tue collaborazioni, appunto Scena Critica, Elimina Teatri, Rumor Scena, eccetera. Però una compagnia come Instabili Vaganti, quanto è importante continuare lo scambio nonostante l'assenza, diciamo così, di uno spazio come quello del teatro e continuare a far sì che le parole possano avere, secondo me, un movimento, che non si fermino e che possano ritornare a un luogo che è necessario per me. Secondo me, però, quanto è stato importante che queste parole abbiano continuato il loro viaggio in un confronto?
Sì, guarda, ti rispondo in questo modo. E proprio poco prima ne parlavo con Dante Antonelli. Non c'è soltanto. Allora, noi dobbiamo imparare, questo periodo ci deve insegnare che non dobbiamo parlare soltanto in casi di catastrofi naturali. Ma continuare un dialogo, perché è importantissimo il confronto tra l'attore, il regista, lo storico, il critico, lo spettatore in primis. Perché se c'è un continuo dialogo, vedrai che sicuramente, però c'è una predisposizione anche all'ascolto, perché non è che uno fa un monologo, un Certo. dialogo e finisce lì, cioè anzi un monologo. Deve esserci una predisposizione da parte dell'uno e dell'altra affinché poi il processo sia più capito da parte nostra, perché magari a volte possiamo anche assistere a degli spettacoli e lì per lì dire oddio, no, questo è orribile, buon, lo scrivo. No, dobbiamo andare questo è quello che penso io, ma non soltanto io, dobbiamo andare dagli artisti e chiedere se abbiamo mancato noi il processo, quindi come mai si è arrivato a questo? E quindi se questo dialogo, allora, come c'è stato Sono le ore durante, 17. ecco, sono in segno, come c'è stato durante un periodo di lockdown, continua a esserci, è fondamentale. Il palcoscenico può essere florido, non so come dirti, più Sì. florido. Sì, è mancato, sicuramente ci è mancato, è stato uno tra i miei primi pensieri da non teatrante, ma da chissà dall'altra parte. Immagino un dramma per i teatranti, però sono stati periodi anche di grandi riflessioni. Credo che, e mi prendo tutte le responsabilità nel dirlo, se questo periodo fosse stato un po' più di riflessione, al posto che di esibizione, forse sarebbe stato meglio. Beh, cerchiamo comunque noi di portare un po' di una piattaforma per il confronto costante. Noi siamo convinti che il confronto possa aiutare sempre e più voci ci sono, più si confrontano, più si scambiano le energie e le forze e più questo, secondo me, hai ragione tu, può portare ad una comprensione maggiore, ma anche a uno scambio maggiore tra le parti in generale. Quindi noi sosteniamo questa parte, cerchiamo di fare il nostro in questo momento e per quanto il tempo ce lo permette, lo spazio ce lo permette. Grazie mille Maria Francesca Stancapiano Grazie e ci a voi. risentiamo presto.